Bene, cominciamo con il nostro primo punto di base, la catenella. Filo nella mano sinistra, uncinetto nella mano destra. Andiamo a creare un cappio roteando l'uncinetto su se stesso e otteniamo così una piccola asola attraverso cui faremo passare continuamente il nostro filo, in questo modo qua. Inseriamo l'uncinetto dal basso verso l'alto e lo tiriamo all'interno dell'asolina che abbiamo appena creato. Così otteniamo il nostro primo punto di catenella. Nuovamente dal basso verso l'alto e tiriamo, dal basso verso l'alto e tiriamo, dal basso verso l'alto e tiriamo. Per tanti punti, per quanto ne richiede il nostro lavoro, l'inizio del nostro lavoro. Quindi ricapitoliamo, dal basso verso l'alto e tiriamo nell'asolina appena creata. E questa è la catenella. Questo alla fine è il risultato che dovresti avere.